Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Come potete sentire c'è l'allarme antincendio, ma non vi preoccupate, sono già uscita, cioè appena l'ho sentito tipo 2 ore fa sono uscita, catapultata fuori di casa, ho portato ovviamente Ami con me, ho preso giusto il telefono e fuori. In realtà poi ho visto sul gruppo che è scattato semplicemente, quindi non c'è nessun pericolo, insomma ho fatto il giro con Ami e sono tornata dentro. Il problema è che ancora va, nessuno l'ha ancora bloccato e quindi sto con questo suono molto molto piacevole e devo lavorare sostanzialmente. Quindi beh, risveglio con i fiocchi, diciamo che non si può mai stare tranquilli, ecco. Oggi ovviamente era il giorno in cui ho detto devo registrare questo, niente. Però vabbè, lo dovrò fare pomeriggio, in qualche modo lo farò. Comunque mi è arrivato un pacchetto in tutto ciò, lì, di alcune cose di AliExpress. Qui ci sono altre cose che poi vi devo far vedere appunto nel haul che devo registrare oggi. Tra cui ho preso alcune cosine per la casa e anche questo robo. Questo robo perché? Perché ci volevo mettere gli snack di Ami, che ogni volta che apro questa credenzina lui pensa sempre che gli devo prendere qualcosa e almeno in questo modo ci potevo mettere, qualcosa. Aggiornamento piantina, guardate che colore meraviglioso che ha buttato fuori e sta andando bene, devo dire. In tutto ciò ragazzi, io vorrei cercare di registrare il meno possibile perché con questo suono mi rendo conto che magari è fastidioso. Poi PS, a parte che devo arrivare in letto, ma tra le cose di Shane mi è arrivato questo coso che in realtà sarebbe un portagioielli. Io non mi ero accorta di averlo già acquistato in un pacco e l'ho riacquistato, infatti adesso vi faccio vedere anche l'altro. Quindi questo l'ho riusato per appendere questi cosini, sono i Angel, i keychain che mi ha regalato il signor fidanzato di Kuromi e ovviamente altro signor fidanzato che sta sempre qua. Mentre l'altro, sono veramente super felice di come è uscito fuori, perché è questa versione qua che ho dovuto attaccare col doppio adesivo, perché praticamente questo muro, questa sorta di carta che c'è su questo muro, non fa tenere niente. Quindi la prima volta di notte mi sono svegliata di botto perché era cascato, un casino. E quindi insomma questo qua è molto 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 carino. Guardate quanto aggiunge proprio stile al tutto, molto aesthetic. Oh ragazzi, si è stoppato comunque, si è stoppato già un'oretta fa. Alla fine ho fatto pranzo e questi giorni sta facendo buio prestissimo e io sto finendo di lavorare al video. Questi giorni purtroppo non riesco a concentrarmi perché faccio un po' di cose. Nel senso, sarebbe meglio concentrarsi su una cosa, fare bene quella e poi passare a quella dopo. Io non riesco. Monto il video al computer, registro altre clip magari che mi servono, nel mentre monto l'altra cosa sul telefono. E quindi piano piano mi si rallenta tutto quanto. Non è proprio un metodo giusto, dovrei impararlo. In più c'è Ami che continua a mettersi dietro al divano e rimane incastrato. Non so se ve l'avevo già fatta vedere questa cosa. Lui si mette qua. Eccolo qua per spiare fuori. E poi a volte non riesce a fare sto pezzetto, quindi si lamenta. Questa faccia che vedete in questo momento è la dimostrazione di preciclo. Io che mi sto chiudendo a vedere Reels mentre aspetto che il video si finisce di editare, di salvare, scusate, sto piangendo come una disperata. Qua ho un patch perché ho visto che stava uscendo un altro brufolo. Ho detto no, non ce la faccio. Basta, quando monterò questo video e vedrò questa clip mi sembra una cretina. Ma ragazzi, tanto siamo tutti sulla stessa barca. Purtroppo il preciclo ci porta a essere molto emotive. E purtroppo le sapere qual è stato il colpo di grazia. Io ho un sogno nella vita gigante, immenso, che se me lo proponessero domani volerei senza niente, non mi interessa, cioè vedere l'aurora boreale. Quest'anno dicono che sia l'anno migliore per poter fare questa cosa. Non so se ci riuscirò, staremo a vedere cosa succederà quest'anno. Quindi, fatto questa piccola premessa, appena ho visto questa foto io purtroppo ho perso la dignità più di quanto io non abbia già fatto. Cioè ragazzi, se qualcuno mi facesse la proposta così, penso non ci sarebbero dubbi, cioè che è la persona della vita. Quindi niente, mi sono un po' emozionata. Ok, adesso ripeto, non so cosa succederà. Io ho tutte le imperfezioni soltanto da questa parte. Cioè se voi vedete qua, io non ho niente. Non l'ho mai capita questa cosa. Sto continuando a vedere Gossip Girl. Queste giornate sono totalmente super chill, forse anche troppo, devo riniziare un po' la mia routine. Ecco qua la deliziosa cena di oggi, la carne l'ho cucinata speziata,
i funghetti con la salsa di soia. E questi sono i banchan che avevo in frigo, quindi i funghi anche qui. E la fish cake. Qui c'è il riso un po' con l'olio di sesamo. Ora mi metto da Sky Go. Ovviamente ho già collegato il VPN e tutto, perché altrimenti non si aprirebbe proprio un tubero. E mi guardo la puntata di Masterchef che c'è stata ieri. Io adoro, vivo per Masterchef, letteralmente. Poi vederlo mentre si mangia, ancora meglio. Quindi adoro, sono molto contenta di questa pratica. Intanto appunto qua ho messo i funghetti, la carne e mangio così. Con la certificazione internazionale Food Waste Management System. Tutto il cibo non Buongiorno ragazzi, stamattina mi sono svegliata con un dolore qua. Mi sono toccata, ho detto eccolo là, sta per uscire. Invece qua ieri alla fine, perché raga mi sono praticamente chiusa la pelle con le unghie, così io la pelle è super super sensibile, mi è venuto un livido. Cioè questo qua è un livido, non c'è niente, è un livido. Comunque oggi non so che tempo andrà a fare, perché è veramente veramente nuvolosino adesso, però che sono le 8 di mattina, quindi non so se si evolverà in qualche modo. Comunque, prima cosa da fare, ieri ho lavato una miriade di piatti, sembra chissà quanti eravamo ieri ad aver mangiato, sembra che io abbia dato un party, in realtà ero solo me, myself and I. Quindi adesso metto a posto tutte queste stoviglie e poi stavo pensando a cosa fare stamattina. Mi è rimasta una di queste tortilla che sono la mia ossessione da quando vivo qua. La mattina me le faccio quasi sempre, praticamente ormai faccio colazione salata. Ho l'insalata, ci metto un uovo e poi ci metto un po' di questo formaggio dentro, quindi faccio tipo omelette e poi la metto qui dentro. Ami è lì che sninnacchia perché lui ad alzarsi a quest'ora proprio non ci pensa. In realtà non ci avrei pensato neanch'io, ma non starò qui ad ammorbarvi ancora una volta con i miei problemi di insonnia, perché sta diventando una barzelletta. Però ho detto vabbè, mi sveglio, ciao, e inizio a fare le mie cose, anche perché devo finire il video che stavo facendo ieri, devo registrare quello che non ho registrato ieri perché alla fine avevo il mood a terra proprio. Quindi se riesco non ne giro uno ma ne giro due, visto che appunto è anche presto, quindi mi preparo e poi sono pronta. E vorrei pomeriggio fare una sorpresa al signor fidanzato, se mi riesce, che lui è sempre un po' così, non si sa mai quello che deve fare. Con il fatto che lui abita praticamente vicino ad uno dei miei caffè preferiti, devo andare un po' su verso le montagne rispetto a dove sono io letteralmente, e appunto gli faccio questa sorpresa, gli dico ehi sono qui, bla 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 bla. Mi sono appena finita di truccare, ogni volta non so mai come fare sti dannati capelli, giuro io sto cominciando ad odiarli perché hanno una forma indefinita, però non voglio tagliarli perché voglio farli crescere, quindi niente, li sopporterò un po' così. E poi ho chiesto al signor fidanzato che cosa fa oggi, mi ha detto appunto che deve studiare tutto il giorno. Però sapete no, quando vi mettete un'idea nel cervello, anche se i fattori non sono l'ideale, volete farlo comunque. Se poi lui mi raggiungerà, bene, altrimenti voglio proprio andare lì e rilassarmi un attimo. Magari mi porto il libro con l'Orgoglio e pregiudizio da leggere e mi metterò un pochino lì, anche perché per arrivare con il bus ci vuole un'oretta e 10 più o meno. Quindi adesso appunto mi sono preparata, il livido si è anche coperto discretamente come potete vedere. Poi pranzo, qualcosa di leggerino in realtà. Video registrato, qua c'è tutto il delirio post registrazione. Si sono fatte le 13, quindi ora finisco un po' di mettere a posto, preparo Ami e usciamo. Andiamo voi, usciamo? Andiamo, andiamo. Aspetta che ti preparo il vestito. Eccolo. Non capisco se me la sono tirata da sola, ma sta letteralmente piumiccicando. Guarda, questa inquadratura si vede pure il mio bubbotto sulla fronte. Quindi faremo il giro corto. Volevo farlo camminare un po' di più, non si può, non mi ha permesso. E poi l'outfit per portare fuori il cane è sempre lo stesso. Faccio mai tempo a cambiarmi. Ami tutto bardato. Ah, e questi se ve lo state chiedendo, sapete cosa sono? Perché io la prima volta ero tipo, ah, chissà perché hanno messo questi cosi in mezzo alla strada. E ovviamente ce n'è uno ogni tot. Questo coso contiene tipo il sale che loro spargono sulle strade quando c'è la neve. Ora vediamo se nel tragitto ne becchiamo anche un altro. Vedete lì in fondo, faccio un super zoom, lì in fondo alla via ce n'è un altro. Oggi il clima è stranissimo perché ci sono 6 gradi, che comunque per qua, per essere gennaio, è una temperatura dignitosa. Il problema della Corea è il vento.
specialmente quando è così nuvoloso, il vento è un disastro. Vi giuro che io e Rosalba ci scherziamo sempre, diciamo è la Siberia, ma letteralmente, perché la Siberia, venendo da su, no, porta tutti i venti. Ho avuto una botta di fortuna che la coppia prima di me si è alzata proprio mentre stavo passando, quindi mi sono presa questo posto bellissimo davanti alla finestra. Il signor fidanzato non credo verrà perché sta a pulire il pesce, non ho capito che sta a fare, quindi va bene così, è in solitaria. Pensavo, che ve l'ho detto, oggi col nuvoloso così era un po' strano, ma in realtà con la pioggia e tutto il villaggio qua sotto, le montagne con la nebbietta, è affascinante. Ora vi faccio vedere. Guardate che bello, cioè bellissimo. Poi questo è il secondo piano, tutto piano in realtà, eh. Io mi sono presa l'almond cream latte che adoro. Qui lo fanno buono, ma ovviamente nel caffè del papà di Jimmy Nakusan è ancora meglio. Stessa cosa per la torta di carote, però questa è buonina. Why? Che sciocco, raga. Nella clip prima stavo dietro, non l'avevo visto. Tanto lo sapevo che veniva, perché ho pensato, se non viene è uno sciocco. Sì. Poi ha detto, non potevo salire se non prendevo il caffè. Dovete sapere, questo è il nostro ristorantino preferito, dove fanno il pollo fritto più buono del mondo. Solo che è tipo gigante. Guardate una porzione quanto è grande. Strano, male. Il ragazzo purtroppo mangia molto velocemente. Le salsine, il mio radish preferito. Ah, ci sono anche questi. Ah, sto tornando a casa, fa freddissimo. Mi ha fatto cambiare tra l'altro una fermata che io non prendo mai di solito. Stavolta sono vicino a questo fantastico distributore. Esistono i distributori di benzina in Corea? Non ho idea di quanto costi effettivamente, non ho mai controllato. Vabbè, però la cosa bella è che ci sono queste panchine che sono letteralmente riscaldate. C'è una goduria per il retano fantastico. Quindi ora aspetterò esattamente 17 minuti e poi posso tornare a casino. Fanno 2 gradi, però ripeto, il vento. Però il mio piano di oggi è riuscito. Mi piace disturbarlo, non è vero. Cioè, in realtà io ho fatto un favore perché si è preso pure una pausa. Quindi insomma, direi che è andata bene a tutte e due. Abbiamo mangiato il nostro pollo fritto, quindi sono molto felice. Perché vi giuro, come lo fa questo posto qua? Nessuno mai. Buongiorno ragazzi, ieri sera sono crollata come una pera cotta, sono tornata a casa, mi sono fatta la doccia, c'è stato un attimo di oh mio Dio che sta succedendo, perché mi sono trovata nella cassetta delle poste, ok, la bolletta solita dell'elettricità, e allegato c'era tipo un foglio per la televisione. Ora ho pensato, magari tipo come abbiamo il canone Rai, ci sarà una cosa simile pure qua in Corea, quindi ovviamente ho chiesto poi al signor fidanzato e mi ha detto effettivamente hanno una cosa del genere, ma guardando bene quel foglietto ci siamo resi conto che non c'era scritto il numero del mio appartamento ma quello del vicino, quindi avevano allegato sta cosa alla mia bolletta, che era mia, ho controllato, era giusta, a una cosa che in realtà non era mia. Quindi controllare sempre bene queste cose. E visto che ieri sera siamo andati al pollo fritto, io il giorno prima con Ross, che non ho ripreso, mi sa no, era andata in un posto dove fanno i John, che sono i pancake, qui tutte cose fritte, locali che insomma, sì, sono pieni di olio così. Giacchetto che puzzava come non so cosa, quindi ho detto io provo a lavarlo perché è tipo piumino, no? Vediamo cosa uscirà fuori, ragazzi. Oggi tra l'altro domenica super rilassata, vorrei riuscire ad andare al supermercato ma poi mi sono ricordata che è domenica, quindi mi sa che ci vado lunedì a sto punto. Quello che farò oggi è pulire, sistemare e poi vorrevo iniziare a vedere delle app, anzi se le avete consigliatemele, per imparare il coreano, perché mi sono resa conto che il libro da solo io non riesco a farlo. Se voi avete un libro nel mentre studiate insieme a qualcuno che vi fa appunto la lezione, secondo me è diverso, così è troppo troppo complesso. Per quanto mi riguarda non è il metodo giusto per me, perché mi deconcentro subito, ci ho provato ma no, quindi devo vedere qualcosina di diverso. Mi ero completamente dimenticata che oggi doveva venire Jiwon a prendere le cose di Jenna. Queste sono tutte
le ultime cose che ha lasciato qui a casa mia. Quel pacco non si sa quanto pesa, io non so che cosa ci abbia messo dentro. Altri vestiti, i cappotti, che poi alcuni sono appunto di G1. Appena arriva gli do tutto e gli do anche quelle cose che gli ho portato dall'Italia. E qui ora abbiamo questo spazio tutto libero. Guarda amico, venirci anche tu. Vieni qui. Wow, un piccolo patio. Mentre che vedo le mie amate Winx, sto facendo un'altra lavatrice, stavolta con i chiari. Anche qui ci sono altre cose. E il giacchetto, devo dire, pensavo venisse malissimo, che magari si aggrumasse tutto perché non è proprio di qualità ottima. Infatti penso proprio che ne dovrò comprare uno migliore, che questo l'avevo preso da H&M. Giusto qui si è fatto un bozzetto, non so se lo vedete, però lo massaggerò, non lo so. Mi sto preparando, anche se ho detto che non volevo uscire oggi, perché ho visto la ricetta di come fare il white radish e quindi voglio provarci assolutamente. E dopo, mentre lo cucino, vi devo anche parlare di una cosa che sono sicura farà felici la maggior parte di voi, perché me lo state chiedendo da ormai un anno e mezzo. Ve ne ho già parlato su Instagram e anche su una live di TikTok, però non ve l'ho ancora mai detto qui, quindi vi inizio a dare qualche info, ma avremo modo poi di parlarne meglio. Adesso vado subito da Imart, mi sono letteralmente messa l'altro cappotto perché appunto l'altro l'abbiamo lavato. Spero di non avere freddo. Ovviamente secondo voi ho preso solo questo, letteralmente devo prendere solo questo? No, ogni volta non ce la faccio, mi spenderò almeno 50.000 won. Qui ho un'altra busta piena di roba, e va bene così. Mamma mia che occhiaie, comunque non so se si sentirà perché c'è un sacco di traffico e vento. Comunque mi sono fermata anche da Starbucks a prendere il mio tiramisù preferito, perché vi giuro, comprò il mascarpone, mi sono portata i savoiardi dall'Italia, ma costa di più che comprarlo. E quello di Starbucks è buonissimo, non sto scherzando, cioè ve lo dico io, fidatevi. Provatelo in Corea se venite, non so se lo rivende Starbucks anche da qualche altra parte. Mi sono imparata come dire to go da portare a casa in coreano, non l'ho potuto usare perché quando trovi i ragazzetti che vogliono parlare l'inglese, giustamente quello è. Ho fatto tutto quello che devo fare per provare appunto questo pickled radish. Ho usato l'aceto, lo zucchero, acqua e sale. Ho registrato anche le clip, ve le metto su TikTok se ovviamente viene bene, quindi voglio aspettare 2-3 giorni. Comunque intanto ho già dato la pappina Ami, che dovrebbe aver mangiato. Questo è quello che ha lasciato il ragazzo. E il pickled radish vi faccio vedere perché appunto l'ho messo a marinare. Eccolo qua, sembra venuto molto carino, eh. Tra l'altro è super economico, sia da acquistare in realtà sia da fare. Tra l'altro vi avevo detto che mentre preparavo il pickled radish vi avrei parlato di una robina, in realtà poi mi sono completamente dimenticata quindi ve ne parlo adesso. Perché vi ricordate la prima volta che sono venuta in Corea da sola, non il primo viaggio che ho fatto con Yepda, il secondo quando sono venuta con Ross, era uscito fuori il discorso di poter fare un viaggio organizzato e di passare dei giorni appunto insieme a noi. Ora questo progetto ha finalmente preso forma, io vi lascio il link qua sotto al sito di Sivola perché l'abbiamo organizzato con questa compagnia, che tra l'altro è la compagnia di Human Safari, che probabilmente molti di voi conosceranno, e hanno cominciato appunto a aprire viaggi anche per la Corea, quindi ci hanno chiesto se volevamo partecipare e io sono felicissima di potervi condividere questa notizia, perché nella data di maggio, che secondo me è uno dei periodi più belli perché c'è ancora la fioritura, è ancora primavera, il clima è perfetto, quindi sono felicissima di questa data, ci sarà appunto una giornata insieme a me. Non abbiamo potuto fare più di una giornata perché comunque noi siamo qui, lavoriamo, abbiamo altri impegni, altre cose da fare, però in una giornata saremo insieme. Ovviamente vi porterò a fare i giri nei miei posti preferiti, masterclass, cose relative a makeup, skincare eccetera, e sul programma che vi lascio appunto scritto qua sul sito trovate proprio elencate le attività di tutti i giorni. Ovviamente è un viaggio organizzato, quindi ci sono già le attività, poi ci sono anche le giornate libere. Nel prezzo ci sono gli alloggi, le attività, il volo e insomma tutte quelle le cose più costose. Poi voi dovrete ovviamente pagare cibo e shopping, insomma quello che volete comprare e fare. Vi dico che per le attività che si fanno, per i giorni, perché sono 2 settimane, sono 14 giorni, e anche il periodo in cui si viene, il prezzo è meraviglioso. Se avete qualsiasi tipo di domanda voi scrivetemi ovviamente qui sotto, così magari nei prossimi video chiedo anche a loro meglio che sa
sanno ovviamente tutti i dettagli e io vi rispondo. Quello che costa di più è il volo, ovviamente, andata e ritorno. Però ripeto, trovare un viaggio organizzato con così tante attività, con così tanti posti, perché non si sta solo a Seoul, ma si esce anche in altre cittadine qua vicino, è un prezzo veramente pazzesco. Quindi se stavate pensando appunto di venire e non sapete bene come girare, volete venire in Corea a fare un giro generale, questa è una cosa che vi consiglio tantissimo di fare. Inoltre potete partire da soli o potete portare con voi qualcun altro, scegliendo appunto la data. Ci sono diversi itinerari, quello appunto insieme a me è quello di maggio, e così ci possiamo incontrare. Mi farebbe tanto 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 piacere, spero questa cosa piaccia anche a voi. Ovviamente so, perché quando ho detto questa notizia la prima volta ci sono state tante persone che mi hanno detto non è il periodo giusto perché non posso prendermi le ferie, quindi ovviamente capisco che ci sia anche questa difficoltà. Molte persone mi hanno detto mi piacerebbe però non sono maggiorenne, questo ovviamente è un'altra delle clausole, perché se partite per i fatti vostri, so cavoli vostri, però loro essendo ovviamente un'agenzia devono avere la tutela di poter partire con persone maggiorenni che hanno la propria responsabilità, quindi ovviamente dovete essere maggiorenni. Molti mi hanno detto anche ma il prezzo per me è un po' altino, che ci può stare, non tutti magari si possono permettere un viaggio del genere. Pensate sempre che un viaggio dall'altra parte del mondo, ripeto, con tante attività, tante cose, non è che prendete un volo 30 euro e avete fatto e poi vi arrangiate. È una cosa che va organizzata bene, si deve fare bene e si deve pagare il giusto. Ma vi posso garantire, perché ripeto, io sono partita tante volte, io ho sempre pagato, che è un prezzo super 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 ragionevole. Se io avessi trovato una cosa del genere per venire la prima volta mi ci sarei buttata a capofitto, anche perché partite da soli va bene, ma troverete sicuramente persone che hanno la vostra stessa passione. Già una delle cose in comune è sicuramente il fatto di voler venire in Corea, quindi già su quello avete più di un argomento che potete condividere. Sicuramente a qualcuno piaceranno K-drama, K-pop group, eccetera eccetera eccetera, cultura, modi di vestire, cucina. È un'attività che veramente mi elettrizza, perché pensare che qualcuno di voi potrà vivere questa esperienza è molto 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 bello. E ripeto, trovate il link qua sotto e poi io vi darò altri dettagli più avanti. Se avete altre domande voi scrivetemelo. Intanto io felice di poter passare una giornata con chi verrà, insomma, farci quattro chiacchiere, magari vi posso dare qualche consiglio. Adesso io aspetto un po' perché non ho ancora fame in realtà. Appena mi verrà fame sceglierò cosa fare per cena e poi sistemerò il pollo e lo metto nel congelatore, perché io sempre, da quando vado e faccio la spesa da sola, anche quando vivevo in Italia, ho questa cosa che compro la carne e devo mettere la carne nel congelatore, farmi i sacchetti delle porzioni, almeno sto tranquilla e sto serena. Tra l'altro mi sta uscendo questo bellissimo brufolo, sempre molto centrato, come possiamo vedere. Spero se ne vada tra una settimana, perché questo era il livido, che vabbè, sta un po' meglio. Ma tra una settimana cosa succede? Esattamente tra una settimana, tra l'altro, io e il signor fidanzato festeggiamo, perché qui in Corea si festeggia questa data, i 100 giorni che siamo insieme ufficialmente. Come vola il tempo, ragazzi. In realtà noi sappiamo già che cosa vogliamo andare a fare, perché quando siamo andati a fare questa cosa la prima volta è uscito fuori il discorso, io ho detto no, non lo facciamo adesso, facciamo ai 100 giorni, bla bla bla. E quindi insomma poi vi farò vedere che cosa faremo. Per il resto non so se lui abbia pensato a qualcos'altro, perché io sono molto romantica, mi piacciono tanto queste cose, giorni, anniversari, però poco, nel senso, ora qui in Corea c'è questa cosa appunto dei 100 giorni, fosse per me io avrei festeggiato un anno, capito, punto basta. Però rispetto le altre culture, lui ci tiene molto, quindi farò anche un regalino. Quale regalino migliore se non un capo di vestiario? Perché ogni volta che lo vedete, che metto magari qualche storia sempre coprendo il volto, perché lo sapete, che poi ripeto non è neanche lui, perché lui non avrebbe problemi, sono proprio io che non voglio. Quindi per ora questa è la mia decisione, se un giorno cambierò idea avrò cambiato idea e fine. Ogni volta appunto che vedete la foto mi scrivete oh mio Dio Ila, ma proprio il tuo stile, si veste così così colà, perché tutto ciò, perché io gli dico che almeno quando usciamo insieme si deve vestire di nero. Raga, non ce la faccio, cioè più forte di me. In realtà lui lo faceva anche prima, però magari si metteva più cose blu oppure si metteva a mixare colori eccetera. Cioè una volta mi sei presentato col cappellino da pescatore marroncino, ma tipo un marroncino caramello, la maglia blu e il pantalone nero, ho detto
teso qua, diciamo che non stiamo andando benissimo. Cerchiamo di non cambiare, perché non direi cambiare una persona, cercare di consigliare quello che potrebbe stargli meglio. Poi ho regalato un bel beanie, insomma, che lui prima diceva no perché la mia face shape non mi sta bene, invece gli sta bene. Quindi mi deve ascoltare di più. Quindi gli regalerò qualcosina. Domani, se ho tempo, perché sì, settimana prossima in realtà sono abbastanza libera. Tanto poi lo vedrete nel prossimo video, penso. Perché questo è già venuto bello lungo. Quindi penso nel prossimo weekly. Ho da fare un'intervista importante. Per il resto sono appunto abbastanza libera, cioè farò i miei lavori insomma come al solito. Quindi domani conto di riuscire ad andare a Hongdae o qualche altro posto, adesso vediamo. Perché Hongdae, cioè io i miei negozi so dove andare, so dove vedere. Però vorrei anche provare ad andare allo Hyundai Mall, quello a Yoido, perché ci sono dei negozietti interessanti. E in più vi faccio vedere se vado domani o adesso, non so, nei prossimi giorni, nei prossimi video. Hanno nel piano inferiore, dove ci sono i ristoranti, dove si può mangiare, c'è anche una sorta di supermercato internazionale, dove veramente hanno cibi da tutte le parti del mondo, ma i cibi tipo proprio originali. Quindi vorrei cercare di trovare il pecorino, missione quasi impossibile, mi sono completamente dimenticata. Io avevo comprato sia il pecorino sia il parmigiano, mi sono ricordata soltanto il parmigiano, mi sono scordata il pecorino, vabbè, perché appunto mi sono portata il pezzo di guanciale, io volevo fare la carbonara, quella vera, e mi sono scordata il pecorino. Per me non esiste carbonara senza pecorino, quindi devo un attimo cercarlo. Da Imart non ce l'hanno, hanno tutti i formaggi tranne quello, quindi vediamo se trovo quello e vediamo poi se c'è qualcos'altro di sfizioso. Insomma, non è che vorrei spendere proprio dei soldi, però questo è. E niente, quindi adesso finisco di vedermi My Demon, se mi mangio qualcosina vi faccio vedere, e tanto poi insomma finirà così la giornata. Ok, non mi andava di fare grandi cose, quindi ho fatto il mio ramen settimanale, me lo concedo una volta a settimana. Ci ho messo un uovo e i funghettini. Ho scaricato una delle app per imparare il coreano. Questa qui è l'app che sto provando, si chiama Mondly. Non lo so, è carina perché ha le conversazioni, cioè puoi fare conversazioni e praticarlo parlato. Terminiamo questa lezione con un breve test. Come si dice? Questa è mia sorella. Yo jinen je yo ja hengje imnida. Yogi nen je yo ja hengje imnida. Ciao. Annyeong. Annyeong. Gran bel lavoro. Yeah. Sei ora pronto per la lezione successiva. Che culo. Ok. Perché lì per lì te le ricordi, almeno io ho una memoria molto visiva, quindi quando vedo qualcosa scritto e mi devo ricordare, me lo ricordo. Se mi chiedessero domani come si dice, questa è mia sorella, non lo so. Yogi는 제 여자 현재입니다. Allora, è una lingua bellissima. Però quanto cacchio è difficile, voi non avete idea. Lentamente la pazzia arriverà. Se continuiamo così, capirlo è molto più semplice che parlarlo. Però questo credo sia uno step un po' per tutte le lingue quando le stai imparando. Perché se mi avessero chiesto appena magari sapevo parlare un po' meglio l'inglese, di parlarlo, non lo so, sarei andata un po' nel panico.